sera benvenuti a... vediamo la copertina sta partendo allora, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Lente di Ingrandimento. Come sempre, ospite ogni settimana il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in questo spazio dedicato alla città di Napoli, dove i telespettatori da casa possono interagire direttamente con il primo cittadino scrivendo a redazione chiocciola Buonasera, sindaco. Buonasera. Non è partita prima la copertina, noi siamo in diretta, adesso parte la copertina di questa trasmissione dedicata a Bagnoli. Vediamola. Sindaco, la nostra copertina, come dicevamo all'inizio della nostra trasmissione, è dedicata a Bagnoli e soprattutto queste immagini ripercorrono quello che è stato poi lo strappo sancito ieri con la sua lettera inviata al presidente del Consiglio Matteo Renzi, in cui diceva che lei non vuole più stare a quel protocollo d'intesa siglato il 14 agosto. In cui, come abbiamo visto nelle immagini, in un tavolo il presidente del Consiglio, il presidente della Regione Caldoro, il sindaco di Napoli Luigi De Magistis, decisero dopo un lungo percorso sicuramente non facile di eh, partire con la riqualificazione e siglarono un protocollo di intesa. Addirittura lei in quella circostanza in un tweet disse che si trattava di una svolta storica. Adesso invece leggiamo ed è difficile già per noi addetti ai lavori, immaginiamo dei cittadini, per i cittadini che ci ascoltano la casa, che c'è stato questo strappo definitivo con il presidente del Consiglio. Ma cosa è cambiato da quel 14 agosto ad oggi per arrivare a un cambiamento così radicale. Spieghiamolo bene. Innanzitutto non è uno strappo definitivo perché di definitivo non c'è mai nulla e soprattutto nei rapporti istituzionali bisogna sempre dialogare e recuperare. Però spieghiamo bene, anche se in sintesi. Il 14 agosto è stata una giornata molto importante. Anche io rilasciai dichiarazioni forti a dimostrazione che non c'è un pregiudizio contro Matteo Renzi, anzi, tutt'altro contro il Presidente del Consiglio. Quello è stato un lavoro lungo e faticoso che ha portato alla firma di due atti. Uno è un protocollo sulla bonifica di Bagnoli e la sua riqualificazione e un altro è l'accordo su ricostruzione città della scienza. In realtà lo strappo non l'ho fatto io ieri, l'ha fatto il governo attraverso un decreto legge noto come Sblocca Italia dove all'interno c'è una norma su Bagnoli che sostanzialmente annulla quel patto perché in quel patto sta scritto che il governo mette le risorse per riqualificare Bagnoli e che Bagnoli insieme viene ricostruita innanzitutto con il comune con la città, col Consiglio Comunale, con il sindaco, con i bagnolesi, poi con la Regione e col Governo. Nello sblocca Italia, nella norma su Bagnoli scompare il sindaco. Non si è mai visto una norma di questo tipo, dove viene indicato che la ricostruzione di Bagnoli sarà affidata a un commissario, nominato dal Governo, guarda caso, d'intesa col Presidente della Regione, e che la realizzazione di Bagnoli viene affidata a un soggetto privato. E tra i soggetti che vengono indicati in questa norma su Bagnoli come coloro i quali dovranno realizzare Bagnoli c'è Fintecna. È importante questo passaggio perché Fintecna è una società per azioni che appartiene totalmente a Cassa Depositi e Prestiti, che appartiene al governo. Fintecna è uno dei soggetti che, con un'ordinanza sindacale del 3 dicembre del 2013, confermata in sede cautelare davanti al TAR e al Consiglio di Stato, è stato indicato come uno dei soggetti responsabili dell'inquinamento dell su Bagnoli. Per somme che vanno dai 150 ai 200 milioni di euro. Quindi il governo affida e poi il Parlamento al soggetto che sinora viene ritenuto come uno dei soggetti inquinanti la ricostruzione di Bagnoli. Quindi la partita non è alta, è altissima. Di fronte a questo, io, da sindaco di Napoli e da rappresentante della mia città, mi sono sentito tradito. Tradito da un patto firmato, perché Renzi ha firmato e ha anche detto delle cose in quella sede, ma soprattutto ha firmato come presidente del Consiglio. Quindi di fronte a quello, quella è una firma. Non è che io. Ho prodotto uno strappo, ho detto prendo atto, caro Presidente del Consiglio, prendo atto che o ci hai preso in giro il 14 agosto, hai cambiato idea e dovresti spiegare perché, ma soprattutto lui non può, come dire, espropriare, perché questo è vietato dalla Costituzione e dalle leggi, non può espropriare la città e non può mettere nel nulla gli organi rappresentativi. Quindi io mi auguro che ci sia un ravvedimento. Però c'è una cosa che dopo questa sua lettera il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Rio, con cui lei doveva vedersi proprio oggi, gli ha telefonato e ha detto non venire a Roma perché con te non parliamo. Ti no, spiego meglio, ieri sera ci a vedere c'è anche un aspetto interessante. Io stavo alla, alla stazione centrale a Piazza Garibaldi, c'era un appuntamento fissato per le 19, io stavo per prendere al binario 17. Il treno delle 17.10. Diceva sarà Alle 16.50 16 mi chiama il sottosedario del Rio, abbiamo una conversazione anche lunga telefonica di un quarto d'ora e 20 minuti, perché il eh, rapporto comunque è buono e non è che insomma non ci parliamo. Una, una, conversa Però in sostanza non una conversazione vedere. franca, lui ha detto che non ci sono le condizioni istituzionali per vedermi. Ne ho preso atto, anche se francamente trovo grave, anche perché all'ordine del giorno non c'era solo Bagnoli, c'erano le vele di Scampia, dove aveva preso l'impegno ad agosto il Presidente del Consiglio di tornare a Scampia e non è venuto, è venuto solo in elicottero per andare a trovare Infatti Gianni Lettieri. Immagini, e il terzo parliamo. argomento era la città metropolitana. Prendo atto che il governo ha ritenuto di non incontrare il Sindaco di Napoli, potevo parlargli di qualsiasi... Argomento, devo dire, è stato un po' sgradevole il sottosegretario nella dichiarazione dove ha parlato di risentimento personale e di strumentalizzazioni politiche. Qua di strumentalizzazioni politiche da parte mia non ce n'è mai stata: anzi, noi abbiamo sin dal primo momento espresso con chiarezza la nostra posizione. Io prima che venisse convertito in legge il decreto legge, ho parlato col Quirinale, ho parlato con la Presidenza del Consiglio, ho parlato con i ministri, siamo andati in auditi nelle commissioni parlamentari, quindi è stato un comportamento corretto, lineare che può essere non condivisibile, ma molto chiaro e molto istituzionale e poi risentimento personale non c'è nulla di personale anzi io mi presi le critiche dopo il 14 agosto che nell'elogiare quel patto molti mi miei elettori e molti miei sostenitori mi hanno detto ma come elogi Renzi e devo dargli anche in parte aveva una forza e ragione perché ha detto ma tu come fai a fidarti di Renzi e effettivamente ad oggi dobbiamo dire che c'è un tradimento poi ci sono anche dei passaggi simbolici, ma quello è folklore. Secondo lei, andare, andare all'Atitec, un'azienda un che si occupa di uh, manutenzione di aeromobili, che fa capo a Gianni Lettieri, capo dell'opposizione, il suo avversario politico alle scorse elezioni, uh, cosa significa? Lei cosa ha provato? Ma direbbe Totò, nel film Totò e Peppino ho detto tutto che vogliamo commentare. Mi sembra molto chiaro, un messaggio chiaro, legittimo per carità. Lettieri è un imprenditore, è il capo dell'opposizione... È legittimo che Renzi vada lì. Trovo un po' grave un'ulteriore presa in giro del Presidente del Consiglio, perché Renzi, ci ricordiamo tutti: il 14 agosto, disse: io mantengo gli impegni, ci vediamo fra tre mesi di pure la data: il 7 novembre. Verrò, parleremo di Bagnoli, dei progressi fatti su Bagnoli. Andrò a visitare le vele. Io che prendo sempre sul serio le cose. Gli abbiamo trasmesso il progetto di costruzione delle vele. Non solo, vi ricordate quando il Presidente del Consiglio? Venne in una scuola a Napoli, la, la Parini, Parini di Secondigliano, di Secondigliano disse che lui avrebbe fatto arrivare i soldi. Noi abbiamo detto: attiviamoci subito, sì, diamo una mano. Abbiamo indetto la gara, noi abbiamo indetto la gara, abbiamo iniziato i lavori, abbiamo trovato i soldi. Il presidente del Consiglio non ci ha messo nemmeno un euro fino adesso. E quindi, diciamo, la cosa grave è che lui dice: torno a Napoli e non è tornato. È venuto, diciamo, come un pipistrello di notte con l'elicottero, perché lui si muove in elicottero, dice che è il sindaco d'Italia, ma in realtà si muove in elicottero, i sindaci in genere non si muovono in elicottero, arriva e atterra nottetempo nel, nell'azienda uh, di, uh, di Gianni Lettieri. Quindi Al credo di che, porti... diciamo, mi sembra evidente perché insomma, Renzi da un lato espropria. Da Bagnoli e come interlocutore il sindaco di Napoli, e poi fa una serie di scelte che sono molto chiare: non viene più a Napoli, non interlocuisce su, sulle vele a Bagnoli, fa questo. Quindi è una scelta che non può essere casuale. È una scelta evidentemente politica, molto chiara, molto netta, e quindi Ma vediamo a dirà che succede. Ma anche dei rapporti istituzionali che, insomma, ci sembra di capire non sono certamente ottimali. Dal punto di vista personale, è stata una delusione il presidente del Consiglio Renzi, che era peraltro sindaco di Firenze, per cui doveva avere delle caratteristiche, diciamo, più affine a quelle che erano gli amministratori degli enti locali che sanno in difficoltà anche. In un momento di grande crisi economica, allora, politicamente lui in realtà non mi ha mai convinto. Ricordo quando andò molto tempo fa a incontrare Adarcore e Berlusconi, le distanze anche tante, però è stata sì una delusione perché lui è stato sindaco di Firenze. Allora, da un sindaco in genere ti aspetti comprensione per i sindaci. Io vado per esempio d'accordissimo con tanti sindaci che hanno idee come dire, politiche anche molto differenti dalle mie, ma insomma, sappiamo che significa fare il sindaco. Lui ha proprio anche tradito questo. Cioè il tradimento è profondo. Perché quando tu in un decreto legge scrivi che la città di Napoli è esclusa in un'area, attenzione, questa è un'altra cosa gravissima, che lo stesso del Rio sino a ieri mi ha detto, sindaco, sì, hai ragione, però ancora non motivo. Non è solo bagnoli. Nel decreto legge il perimetro che hanno individuato va da Posillipo Coroglio fino alla mostra oltremare. Cioè questo commissario, insieme a quelle persone che ho indicato prima, potrà fare, potranno fare quello che vogliono in un'area che è un quarto della città di Napoli. È come se un domani divento Presidente del Consiglio, e che ne so. Piazza della Signoria, è mezza Firenze, nominiamo un commissario e decidiamo di fare quello che vogliamo. È io lo considero veramente un attacco alla città di Napoli. Allora io mi chiedo quali sono gli interessi, quali sono i patti, e siccome vedo i movimenti che fa Renzi, no? come stringe Linciucio con Caldoro, va a trovare Lettieri: sono quegli accordi trasversali, centrosinistra-centrodestra, una parte del centrosinistra una parte del centrodestra, che hanno sempre caratterizzato per vent'anni la città di Napoli. Allora non è il sindaco di Napoli che si è isolato. Sono altri, evidentemente, che nel momento in cui noi non, ci, non abbiamo ceduto a, queste, a questo tentativo di mettere le mani sulla città, ma abbiamo detto le cose chiare, ci vorrebbero mettere nell'angolo. E poi, apriamo e chiudiamo una parentesi rapidissima, hanno cercato anche di farmi fuori, perché l'appello che ha fatto il ministro dell'interno Alfano, che fa parte del governo Renzi, per cercare di avere la sospensiva della sospensiva e la sospensione, la dice lunga sugli interessi, evidentemente, su chi vuole mettere le mani sulla città. Su Bagnoli pensava mai di poter incassare un applauso di uh, Bassolino? Beh, Bassolino è stato sindaco, io l'ho anche votato Bassolino quando Però si Però i rapporti presenta... insomma, non sono no, stati siamo mai Ma No, no, nel 93, l'ho votato Bassolino. nel 93, adesso non lo rivoterei dice... mai. E Luigi De Magistris ha ragione: Però non bisogna. questo stavo dicendo. Chi il ha fatto il, il sindaco e mantiene un briciolo di onestà intellettuale non può che riconoscere, ma ripeto, anche se il sindaco fosse oggi Gianni Rettiri. Ma come fai in una legge a dire che tu vai a ricostruire, devi bonificare, devi e non tieni conto del sì? Ma insomma chi è che non lo può riconoscere? Poi puoi non condividere. Ma tra l'altro Renzi ha sbagliato per un altro motivo, perché lui aveva una grande opportunità, ciò cioè, lui teme di perderla questa partita, perché lui ci poteva sfidare, ci cioè, poteva dire, assediamoci attorno a un tavolo, attuiamo il protocollo, se poi non sei in grado di commissario, tra l'altro ha perso quattro mesi, perché noi il protocollo l'abbiamo stilato il 14 agosto. Settembre, ottobre, novembre, dicembre. dicembre, quattro mesi. Non ha nominato il commissario, non ha fatto nulla. In quattro mesi potevamo fare l'accordo di programma, lui doveva mettere i soldi. Non ha messo ancora i soldi e soprattutto coloro i quali sono stati attinti dall'ordinanza non hanno ancora pagato, tant'è vero che io l'ho dovuto denunciare alla Procura della Repubblica. Quindi la partita oggi è altissima. Ma lei bagnale. sederebbe ancora al tavolo con il Presidente del Consiglio? Beh, certo, io mi debbo sedere, ma io mi auguro che lui domani mi chiami. Mi chiami per dire ho sbagliato a commissariare la città di Napoli? O apriamo un nuovo tavolo? Oppure andiamo per via ordinaria? Sindaco, fammi vedere il tuo progetto. Non ci chiama nemmeno per vedere il progetto. Io gli ho mandato sempre su Scampia e un mese e mezzo gli abbiamo mandato un progetto fatto dal comune, dal dipartimento di architettura, dal comitato Vele, dalle associazioni, che non costa manco molto. Lui ha detto che si voleva interessare di Scampia. Ma insomma, mi sembra. È veramente una delusione, è una delusione profonda. Allora lo vede un uomo di sinistra o lo vede più un uomo no. di destra da Renzi? Lo direbbe, vedrebbe più capo dell'opposizione? Direbbe Moretti di qualcosa di sinistra, ma pare che di sinistra non c'ha proprio nulla. È una svolta, diciamo, per carità legittima. Eh. Io non Potrebbe prendere il posto di Berlusconi. Ma sempre di più mi sembra un piccolo Berlusconi. Mi sembra un piccolo Berlusconi. Eh, francamente sì, molto mediato. Quindi alle molto prossime elezioni politiche, se il Partito Democratico non riesce a trovare la quadra perché hanno parecchi problemi interni, potrebbe anche pensare di capitanare. Ma lui sta facendo una svolta al centro, molto evidente anche a destra. Allora, facciamo l'esempio del Jobs Act. Non c'è riuscito Berlusconi a cambiare l'articolo 18. Non c'è riuscito la Fornero. Infatti. Elsa Fornero, non c'è riuscito Monti. Lui ah. continua a ritenere che l'economia riparta nel nostro paese sopprimendo, riducendo, comprimendo i diritti dei lavoratori. Cioè questa è una posizione tipicamente, ma nemmeno di destra, perché la destra sociale ha sempre tutelato. È proprio una posizione liberista, è una posizione berlusconiana a tutto tondo, Forza montiana. Italia. Quella è. Allora diciamo, a differenza di Berlusconi, gli dobbiamo dare atto che la maschera non sarebbe mai messa. Berlusconi è sempre come dire Berlusconi l'hai votato perché sapevi che era Berlusconi invece Renzi, anche la storia politica Renzi ha confuso, e a qualcuno l'ha confuso, l'ha fatto credere Mari fosse, lui diceva che asfaltava, no? ci ha raccontato sta storia, asfalto, asfalto, asfalto Rottamo e asfalto e mi pare che ha rottamato tanto, se vedo l'indagine su mafia a Roma, Roma capitale con tutte le indagini di mafia che hanno colpito alle e il PD però commissariato forza e eh beh è ad arrivare alla magistratura lui ci sta raccontando da otto mesi che ha asfaltato ha rinnovato, ha cambiato, ha modificato ha detto, lui pare che l'unico suo obiettivo è colpire Napoli, colpire attraverso Alfano il sindaco di Napoli, forse se si preoccupava un po' più di Napoli e lo dico anche al mio amico, la detea di Roma lo dico anche al mio amico Raffaele Cantone che pure ogni giorno sembra che interviene sulla legge Severino infatti ha detto che la se legge Severino è una legge ottima <ride> ha detto Cantone è diventato, quindi... anche lui si occupa sempre di me, del sindaco di NA, Anche io dico, Raffaele, di un, forse se ti occupavi un po' più di Roma, probabilmente si evitava una figuraccia internazionale o dell'Expo 2015. Che anche qui è arrivata la magistratura, non è arrivata a Cantone. Allora, so, mi sembra che in tema di corruzione, mafia e di politiche di sinistra, diciamo, questo governo non può insegnare È la solita se zolfa, come si dice a Napoli. La solita zolfa. No, no, io mi voglio sedere. Però io mi voglio sedere. È un entusiasmo città. a sedermi perché io amo il confronto. Perché secondo me è un'altra cosa scorretta che io l'ho cercato telefonicamente, non sapete quante volte, ma è possibile che non ha trovato nemmeno tre minuti per sentire a telefono il sindaco di Napoli. Ho parlato col Quirinale, ho parlato con Napolitano, ho parlato con Del Rio, ho parlato con i ministri, ho parlato con i rappresentanti di Napoli. Lui zero. Ma quando è andato a Capodistria? Però poi da Lettieri è andato veniva, con l'elicottero. Ma lei sapeva che veniva in città? No, no, lui forse ormai ha, non lo so, teme la città di Napoli, deve venire in elicottero, non lo so, forse si mette un po' a paura. Ma noi napoletani, caro Matteo, siamo accoglienti, quindi vieni, vienici a trovare, vieni a fare un giro alle vele di Scampia, renditi conto di che cosa significa lottare in una città come Napoli però sindaco a proposito appunto di questo problema che si è venuto a creare con il governo centrale, eh, dobbiamo leggere una domanda di una telespettatrice che dice, leggo dai giornali e sento dalla televisione che tra lei e il premier Renzi non c'è più un dialogo viene in città e non avverte come abbiamo visto e abbiamo parlato ampiamente, nemmeno il sindaco, lei dice che è, inaffida è inaffidabile non solo per Bagnori ma per le cose che abbiamo detto, la scuola Parini eh, scampia il progetto che lei ha presentato e non ha avuto ancora risposta, ma da non addetto lavori mi domando, come potranno essere risolti ora i problemi della città legati al governo? Uno per tutti, oltre a quelli noti di cui abbiamo parlato Bagnoli, il San Carlo per esempio. Allora, come siamo messi male? Anche ieri Del Rio mi ha detto non bisogna che un contrasto abbia ricadute istituzionali, quindi mi auguro che il governo... Non continui in un atteggiamento di ostracismo nei confronti della città di Napoli. Il dialogo è sempre aperto, noi dialoghiamo su tanti tavoli. Anche oggi una mia delegazione è andata a Roma per fare incontri con rappresentanti del governo. L'isolamento sarebbe di Napoli. Cioè non è che siamo alla guerra, ma non è un isolamento. Attenzione, questa è una battaglia che difende la città di Napoli. Tant'è che diciamo, il livello di attenzione politica non si misura solo dalle dichiarazioni istituzionali, questa è una partita altissima, non è che stiamo discutendo. Se una cosa preferisci farla di color rosso o di color nero, qua è una questione molto delicata che è bene che si spieghi, poi ognuno si fa le proprie idee. Quindi il dialogo c'è. Il San Carlo, bene, anche lì, commissariamento del San Carlo. Avvenne perché ci fu una battaglia in difesa de delle lavoratrici e lavoratori del San Carlo che rischiavano di andare in mezzo a una strada, si rischiava praticamente di contrarre le attività culturali. È stato commissariato. Adesso dovrebbe finire il commissariamento, perché la legge dice che al massimo si doveva arrivare al 31 dicembre del 2014. Quindi ora ci auguriamo che il governo, attraverso il Ministro della Cultura, Franceschini, faccia applicare la legge, cessa il commissariamento, si torna alla gestione ordinaria, a gestione ordinaria stanno dentro i soci fondatori, tra cui il sindaco di Napoli che è il presidente della Fondazione San Carlo. Io mi auguro che non ci siano ritorsioni, però credo come dire, che. Di fronte a battaglie di questa portata uno non deve fare valutazioni di opportunismo, le deve fare, ma sono convinto che, insomma, alla fine i canali di dialogo ci saranno sempre. Vediamo cosa chiede Antonio, che è sempre legato a tutta questa situazione politica. Allora, sindaco, perché non si candida alle prossime regionali, dice Antonio, potrebbe far meglio forse gli interessi anche della città, visto che per il governo il comune non conta, ma conta la regione. È una, insomma, una proposta e una provocazione. Una provocazione che, che però ha un suo... Però perché? io sono stato eletto ai miei concittadini per fare il sindaco di Napoli. Il termine naturale di scadenza del mandato è la primavera è maggio del 2016, quindi voglio fare il sindaco di Napoli fino alla fine del mio mandato, quindi non ci penso proprio a candidarmi alla guida di Santa Lucia. Non ci ha pensato nemmeno nel momento buio. Per nulla. Per nulla. Allora, noi continuiamo adesso con le domande perché gli argomenti questa settimana sono davvero tanti. Vediamo cosa chiede Pierpaolo. Abbiamo visto delle immagini, questa è una domanda che le fa Pierpaolo, ma in realtà noi veramente abbiamo avuto la reazione piena di telefonate e sì. di mail perché l'impianto Collana è stato chiuso immediatamente ad Oras a tempo indeterminato perché era accaduto sabato scorso un calcinaccio alla parte esterna e non si sa perché hanno fermato tutto l'impianto con tutte le attività. Ricordiamo che al Collana vanno circa 6.000 persone. Quindi, 6.000 persone che vogliono fare sport, sport a prezzi contenuti perché, comunque, sappiamo che anche le associazioni che lavorano lì hanno dei prezzi contenuti perché l'impianto, comunque, è dato e incomodato d'uso al Comune di Napoli. Pierpaolo, le dice e poi eh, ci soffermiamo su questo argomento perché merita di, di essere fatta chiarezza sull'impianto colleana. L'impianto collana è chiuso ad ora, se a tempo indeterminato. Voi responsabili delle istituzioni riuscirete a fare un altro scempio come il pala barbuto e a avvilente vivere in questa città. Questo cittadino che rappresenta un po' quello che è eh, diciamo, l'opinione di tutti in questi giorni è, è sicuramente una cosa spiacevolissima eh, che è accaduta, anche perché non si capisce di chi sono le responsabilità. Ho bisogno anche qui di qualche tempo in più per spiegare. Io sono. Dire che sono arrabbiato è poco, sono molto molto arrabbiato su quello che, per quanto è accaduto. Dobbiamo spiegare un pochino la storia. Viene eh, chiuso l'altro giorno l'intero stadio Collana senza che nessuno di noi venisse tempestivamente informato a seguito della caduta di un pezzo di cornicione, insomma, un pezzo esterno, esterno. Uh, non si è, e diciamo, viene subito messa in sicurezza l'area, intervengono i vigili del fuoco la, e la Protezione Civile. vigili del fuoco e Protezione Civile. Allertati dai cittadini? Vabbè, Va insomma, là me. ci sono le segnalazioni, si interviene e immediatamente si mette in sicurezza l'area. Non si è mai verificato nella storia, diciamo, di questa città che un intero plesso viene preventivamente chiuso tutto dove ci sta un crollo che riguarda un piccolo pezzo, cioè si fanno prima gli accertamenti, poi se ci sono dei pericoli si chiude. Invece la Regione Campania fa un provvedimento nel quale chiude a tempo indeterminato l'intero Stadio Collana. Facciamo un passo indietro: lo Stadio Collana è di proprietà della Regione Campania. Viene dato incomodato d'uso gratuito al Comune che poi lo affida a una serie di associazioni. È da mesi che noi chiediamo alla regione Campania soprattutto due cose. Ce la prorogate, come giusto che sia, il comodato d'uso gratuito che scade il 31 il che stato, no, scadeva in estate, poi prorogato in ottobre, in ottobre, poi prorogato il 31 dicembre. E a tutt'oggi 4 dicembre non ci fanno sapere nulla. Quindi noi come facciamo a programmare? Ma detto questo, poi ci torniamo. Uh, ci confermate quindi non c abbiamo la, la scadenza del comodato d'uso gratuito al 31 dicembre quindi questo significa che uh, in qualche modo noi invece chiediamo ce lo affidate per altri 10 anni, 20 anni in modo che noi possiamo fare quello che stiamo facendo per tutti gli altri impianti sportivi cioè mettere a bando anche lo stadio Collana per consentire alle associazioni, le federazioni, coloro che vogliano partecipare, di poterlo avere non più in anno in anno o a domanda individuale, ma per averlo per un periodo lungo? Nessuna risposta. Non solo, ma abbiamo presentato mesi fa alla Regione il nostro progetto di ristrutturazione dello Stadio Collana, che non ci viene approvato. Non solo, nell'ultimo bilancio abbiamo messo anche delle risorse. Nonostante sappiamo che il comodato d'uso a titolo caduto sta per scadere, non abbiamo notizie di rinnovo, almeno per fare alcuni interventi, come ad esempio la pista d'atletica su cui mi ero impegnato. Tutto questo non avviene, anzi la Regione fa un bando a settembre, agosto settembre, e lo fa in violazione della legge nazionale, tanto è vero che è costretta a ritirarlo. Allora io mi chiedo, noi allora che cosa abbiamo fatto? Dando si... che spieghiamo che praticamente deve essere dato in affidamento alle società uh, sportive. Sì, il... Però viene fatto in violazione Stato. di legge, tant'è che lo stesso Caldoro si rende conto e lo ritira, perché la procedura è un po' diversa, non lo si può dare in affidamento, diciamo come l'aveva ipotizzato nel bando la Regione. Ma quello che volevo chiudere il cerchio è questo. L'altro giorno, quindi, appresa la notizia e la chiusura, io che cosa ho fatto? Ho mandato immediatamente i nostri tecnici, ho detto andate immediatamente a verificare, ad oras. E aprite immediatamente lo stadio Collana se non ci sono motivi di sicurezza. O comunque cominciate ad aprire. Come siamo arrivati con i tecnici per iniziare a lavorare? La Regione ci ha notificato una cosa: vi impediamo di lavorare, perché lo faranno i nostri tecnici. Bene. Allora io stamattina ci ho mandato i miei tecnici, la regione ancora non ha iniziato i lavori, adesso ci dice che li inizierà domani. Insomma, io lo trovo una, un fatto di una gravità inaudita. Cioè, allora bisogna capire perché viene fatto questo. Non possono dire che è per mettere in sicurezza. Perché è come se domani ci sta un piccolo pezzo di balcone o di calcinaccio che cade dall'ospedale Cardarelli o piuttosto dal vecchio Pellegrini piuttosto... e te si te. chiude l'intero ospedale. Cioè si fanno gli accertamenti. Per esempio che c'entra la piscina, che c'entra la pista atletica, atletica che c'entra altre razza, cose. La, la allora è evidente che la re... Ed è grave che la Regione al 4 dicembre non fa sapere al Comune se ce la proroga. allora io la dico tutta adesso a Telecomero. Insomma, se la Regione non ci vuole prorogare perché vuole fare affari suoi come li vuole fare nell'ex arenato, come li vuole fare a Bagnoli, si prenda lo stadio Collana e facesse quello che vuole fare. Secondo me sarebbe un delitto, perché lo stadio è della città e il Comune lo vuole gestire. Però è il proprietario è la Regione. Allora la Regione, invece di fare questi atti arbitrari e gravi, a danno di non 6.000, 8.000 atleti che ci stanno ogni giorno, perché non ci approva i progetti? Per poter ristrutturare lo stadio Collana? Perché non ci ha consentito di spendere i soldi per la pista d'atletica? Perché sapete che ci ha risposto: non vi autorizziamo, perché non è detto che vi diamo la proroga del comodato d'uso gratuito. Ma in questo momento Insomma, la Regione ha, dire... ha detto che praticamente si è arrivati al paradosso che il Comune vuole attribuire responsabilità alla Regione che non ha, perché se lo stadio collana è in quelle condizioni è perché il Comune non l'ha saputo allora, ottenere. Lo, che lo e collana... quindi adesso chiede soldi alla Regione per ristrutturarlo. Attenzione, il Comune di Napoli è il comodato d'uso gratuito, il proprietario è la Regione e il comune di Napoli... la manutenzione ordinaria. Ovviamente non ha le risorse, cioè noi ci siamo affidati, come dire, nella manutenzione ordinaria, nell'utilizzare i soldi che, come ha ricordato lei prima, a prezzi molto contenuti, le eh, associazioni... Le associazioni. Quindi il comune di Napoli, che stava in dissesto fino a, tre, fino a pochi mesi fa, non aveva le risorse, un altro poco nemmeno per pagare l'illuminazione, certo non poteva fare interventi, Per qua parliamo, diciamo, tanto per capirci, per mettere oggi... Per sistemare decentemente il collana ci vogliono circa 5 milioni di euro. Noi abbiamo trovato adesso che la situazione economica è migliorata, ad esempio dei fondi per la pista d'atletica, ma per fare, per, mettere, per fare la manutenzione straordinaria, chi lo fa la fa il proprietario. Il proprietario è la regione Campania. Noi dobbiamo garantire sostanzialmente la manutenzione, quella ordinaria, che non sempre si è riusciti a garantire nemmeno bene perché i prezzi sono molto contenuti. Quindi ecco perché adesso è necessario che noi sappiamo. Se lo ha il comune incomodato d'uso gratuito per 10 anni, noi lo mettiamo a bando. A bando, però, che significa? Significa che chi partecipa al bando deve presentare comunque un piano. Sempre senza escludere le associazioni che da tanto tempo stanno sul territorio, che noi vogliamo consolidare, eh, come dire, sostenere. Però perché ci che può... hanno speso in questo momento soldi hanno perché spe... hanno presentato i piani. Per... Esatto, per però dobbiamo anche tutti regione. insieme presentare un piano. Quindi la cosa più logica è che la regione che è proprietaria, avendo i soldi che spesso deve restituire all'Unione Europea perché non riesce a spendere, debba finanziare un piano di ristrutturazione. Le società, le associazioni che partecipano al bando si prendono l'impegno di avere per lungo tempo lo stadio Collana e di provvedere a una manutenzione ordinaria. Il comune garantisce. Alcuni servizi aggiuntivi, garantisce le clausole sociali che possano entrare tutti, insomma la vicenda è molto chiara. Poi è chiaro, se uno legge il titolo del giornale scontro qua e là, ma le carte stanno là e sono molto chiare. Io sono preoccupato perché al 4 dicembre ancora la Regione non ci ha fatto sapere che fa, però sto sul pezzo che il collana nel giro di qualche giorno, ecco questa è la notizia che voglio dare. Deve aprire, perché se la Regione, la dico subito, se la Regione entro 24-48 ore non inizia a fare i lavori, li faranno il Comune di Napoli, li faremo in danno alla Regione, i, i lavori secondo me zaruderanno pochissimo, perché non ci sono ragioni tali di sicurezza da giustificare una chiusura si può cominciare a pensare di aprire Ma alcuni sicura... impianti che non sono assolutamente allora, interessati noi non dall... dagli Noi non abbiamo nessun indicatore che ci faccia ritenere che collana fosse insicuro, altrimenti i tecnici comunali sarebbero intervenuti, l'avrebbero segnalato, comunale o regionale o la protezione civile, o i vigili del fuoco l'avrebbero chiuso, se presa a pretesto una caduta che purtroppo accade in tutte le parti della città, lo sappiamo perfettamente, di un pezzo di, di muro, perché le strutture purtroppo di edifici pubblici e privati richiedono una manutenzione da anni e non sempre si riesce a fare nel pubblico e nel privato, per senso per chiudere tutto il collana. Ma è una cosa... Allora io veramente trasecolo, perché non l'ha mai fatto la Regione. Guarda caso l'ha fatto sul collana, producendo un danno enorme e i cittadini, che ovviamente non conoscono bene, molti se la possono prendere magari anche con chi non c'entra nulla. Cosa risponde al delegato dello sport per la regione Campania, Luciano Schifone, che dice che il comune utilizza i soldi che arrivano dal uh, collana come bancomat per gli altri impianti sportivi, compreso il San Paolo? Guarda, e quindi chiaramente la, la, il, la regione ritiene che il comune sia assolutamente il responsabile unico di questa chiusura. Schifone è molto interessante perché sappiamo che è uno di quelli che sta lavorando perché venga sottratto al Comune e quindi alla città lo stadio Collana, di questo ne abbiamo contezza come dire, sicura. Non è così, non è così perché lo stadio Collana è una priorità per il Comune di Napoli, è tanto una priorità che nell'ultimo bilancio, pur non appartenendo a noi la manutenzione straordinaria, lo ripeto da un punto di vista di programmazione. Pur non avendo avuto dalla Regione notizia che ci potesse essere una proroga del Comodato, anzi una serie di indicatori a settembre lasciavano intendere col bando che la Regione volesse espropriare il Comune, noi abbiamo messo delle risorse in modo suppletivo per fare quantomeno la pista d'atletica che era un impegno che avevo preso con tanti atleti. Che... Quindi di fronte a questo, i, quei pochi soldi, perché là i prezzi sono bassi, non è che parliamo di molti soldi, ho detto il progetto esecutivo minimo su 5 milioni. Quindi i soldi che si incassano le associazioni sono 500 mila euro, non zero e meno. Quindi certo. non si fa nulla rispetto a quello di cui ha bisogno il collana e di cui la Però regione Schifone si dovrebbe dice che Questi soldi non sono stati mai riutilizzati come invece sarebbe stato necessario per l'impianto stesso. No. Ma al di là di, di queste che sono diciamo, beghe che lasciamo perdere, lei... Su questo impianto che sicuramente si gioca una partita importante, no, Perché comunque per la gente il collana e certo, è del comune, e perché certo. poi la gente non è che gli interessa sapere la proprietà di Colo. Ma adesso l'abbiamo spiegato. L'abbiamo spiegato, e eh. quindi la gente speriamo che abbia capito. Ma lei ha chiamato personalmente Caldoro? Renzi non l'ha risposto a telefono ma Caldoro risponde Caldoro a telefono Caldoro ne abbiamo anche parlato del collana questa dimostrazione di quanto mi sta a cuore il collana come tutti gli impianti il collana poi c'è anche un fatto affettivo io ci ho fatto sport là dentro quindi voglio dire lei come ma... pare andava a scuola al panzini sì, che c'era la palestra fatto... allora, io l'ho fatto palla pallacanestro, palla piscina, atletica leggera, calcio credo di aver fatto tutti gli sport al collana non solo l'ho chiamato abbiamo discusso a lungo e Caldoro addirittura ha ammesso che hanno sbagliato che il bando era sbagliato, tanto è vero che l'hanno ritirato e anche detto Caldoro che è impensabile che lo stadio Collana venisse sottratto al Comune di Napoli e che quindi quel bando era sbagliato perché quel bando eliminava il Comune e apriva a soggetti esclusivamente privati. Noi, invece, che cosa vogliamo fare? Il Collana rimane al Comune, il Comune fa un bando. E lo affida innanzitutto con un titolo non preferenziale perché sbagliato, ma tenendo conto di chi da anni sul territorio sta lavorando. Che metta insieme quante più risorse è possibile. Che la regione, essendo proprietaria, fa la programmazione, quindi finanzia i progetti del comune. Mentre invece il progetto del bando, secondo me voluto fortemente, probabilmente anche da schifone, ma questo non lo so per certo. Espropriava il comune. Questo è un rischio enorme. Che se tu espropri il comune, oggi c'è l'associazione Mare di filantropi. Ma domani ci potrebbe essere l'associazione non di filantropi. Qui la battaglia non solo era giusta, che il Caldoro ha dovuto ritirare il Tutti bando. Tutti i supermercati alla. allo stadio con Diciamo che il ritiro del bando non è che accadono ogni giorno. Ci deve stare qualche motivo perché la Regione ha ritirato il bando. No, anche perché le, eh, le, insomma, le associazioni andranno alla pagare della Repubblica la, per essere risarciti. I spagnoli in piccolo ci volevano tirare fuori, volevano tirare fuori e fare, diciamo, le cose. Quindi io che, cosa, che garanzie voglio dare ai tante amiche, amici? amici Persone che conosco seguono. ragazzi, anche mio figlio va in piscina al Colana. Qual è il segnale che, che si deve dare? Il segnale si deve dare, il Colana deve riaprire immediatamente. Salvo che non ci siano ragioni di sicurezza, a me non note. Comunque almeno devono riaprire tutte le parti, che, per esempio la pista atletica, voglio, voglio capire qual è il problema di, di cadute di altro tipo. Che se viene se... un terremoto ci si comunque, rifugia allo insomma, stadio Colana. Lo stadio collana deve aprire subito e noi siamo disponibili anche a intervenire in supplenza alla regione, a metterci risorse che servono, i tecnici sono già là. Io non ho mai visto un ente come la regione di fronte a tecnici che stavano là e non andate a lavorare no non potete lavorare hanno scritto vi invitiamo ad allontanarvi cioè, cioè, scusate ma al di paradosso. che stiamo parlando quindi io nei prossimi ore continuamente parlerò anche dello stadio collana per evitare che la disinformazione le quindi la settimana politiche... prossima lei ci farà sapere cosa è successo assolutamente già domani stanno i tecnici del comune che se la regione non ha cominciato cominciamo noi a lavorare ci possono anche chiamassero i carabinieri la protezione civile, forze armate, la Nato. Giustamente, tutti lavori... coloro che hanno pagato ma per l'anno intero insomma, si sentono ma veramente. Eh, hanno ragione, ma io sono, sono arrabbiatissimo. Anche perché oggi con questa crisi, insomma, anche pagare una retta minima. Non deve mantenere possa. un self-conto, però veramente ci sono degli atti che sembrano proprio fatti apposta, cioè sembrano proprio azioni politiche a gamba tesa inaccettabili, o comunque prive di buonsenso, sono, non si riesce a comprendere se è frutto diciamo, di una genialata del male di qualche funzionario. Cioè, secondo me c'è altro. C'è altro. Comunque seguiremo questa e vicenda nelle sì, prossime trasmissioni. Adesso andiamo avanti con qualche altra domanda. Vediamo. Chiediamo innanzitutto un maggior, una maggiore sorveglianza anche delle aree esterne, una maggiore illuminazione perché qua la sera è molto buio e quindi c'è bisogno proprio di un maggior supporto rispetto all'illuminazione. Chiediamo sicuramente più attenzione da parte di tutte le istituzioni perché chiaramente abbiamo bisogno, non possiamo essere soli. E allora? Questa abbiamo visto proprio l'appello della dirigente scolastica della De Curtis, la, la dottoressa Daniela Costa. C'è stata una bellissima marcia della legalità che ha sfilato per le vie del quartiere dove i bambini dice appunto non si ruba i bambini perché sono state eh, rubate le attrezzature PC e tutte le altre attrezzature informatiche. Eh, hanno dovuto diciamo, riprendere con eh, aiuto anche delle stesse famiglie, perché altrimenti la scuola sarebbe stata chiusa. È una vergogna quello che sta accadendo nelle scuole della nostra città De Curtis, Italiani l'altro giorno. Noi abbiamo non solo fortemente esortato uh, le forze dell'ordine, la prefettura a incentivare i controlli, abbiamo fatto l'altro giorno anche un'iniziativa molto forte al Maschio Angioino, alla Sala dei Baroni, una consulta sulla scuola, con studenti, dirigenti delle scuole, la nostra assessora. All'istruzione, il presidente della commissione scuola siamo stati presenti tutti quanti noi proprio per cercare di fare qualcosa in più per evitare che atti criminali, vandalici. Perché poi non ci sono le risorse ogni volta per intervenire, poi ovviamente c'è un'istanza collettiva che condivido di cercare di rendere anche i luoghi vicini alle scuole più sicuri, più illuminati. È un tema che attiene sempre alle risorse economiche, ma anche a una maggiore eh, capacità di rete tra le varie istituzioni. Io sono molto preoccupato di quello che sta accadendo nelle scuole, perché i danni poi sono notevoli: al Galiani 150-200 mila euro, 200 di, danni. euro cioè, di danni. Al giorno d'oggi 150-200 mila euro. Recuperarli non è facile. Non è assolutamente facile, quindi è un tema che ci deve interrogare tutti, anche i ragazzi devono stare attenti. Cioè, Bisognerebbe pensare anche che deve, sulle è, occupazioni è degli esterne. È un tema me. complessivo, perché molto poi, insomma, è un tema molto delicato. Andiamo avanti e vediamo cosa chiede Maria. Sindaco Maria dice: Abito a Via Basto a Capuana 60, in pieno centro storico dove abbonda il degrado. Nella nostra traversa non esistono spazzini, topi, bottiglie e immondizia lasciata a terra. Aiutateci a vivere civilmente. Le mando alcune foto: sono alcune foto appunto che Maria ci ha inviato via email. Siamo cittadini onesti che pagano le tasse. Questo è il panorama che vediamo dalla nostra finestra quotidianamente. Si deve fare sempre di più. Noi stiamo lavorando anche molto in sinergia con delle associazione dei comitati della zona di Porta Capuana, con cui si sta facendo un bel, un bel lavoro, associazioni che si chiamano i carbonare, Lovo Porta Capuana, proprio per cercare di migliorare tutto insieme, pubblico e privato, perché la zona è molto bella ma effettivamente vive anche condizioni di degrado e di abbandono. C'è un impegno forte sulla riqualificazione di tutta quell'area attraverso il recupero pieno della vitalità di Castel Capuano, di Porta Capuano, è una zona bellissima, io credo che un cambiamento forte potrà avvenire soprattutto con la fine del cantiere di Piazza Garibaldi nel 2015, una, e credo che questo potrà avere effetti positivi un po' anche nelle zone attorno alla piazza, penso di sì, poi c'è un tema anche molto in quella zona di una presenza anche comunque criminale abbastanza diffusa e comunque insomma, bisogna migliorare, bisogna fare di più anche nella pulizia, nello spazzamento. Insomma. Perché giustamente dice Maria paghiamo le tasse come coloro no, no, no. che abitano in altri quartieri. Non su insomma, questo assolutamente, una, mi bisogna giusto. fare sempre di più ovunque. Cristina. Sindaco, una cosa bella è che i nostri telespettatori sono molto sul pezzo, come si dice in gergo, l'attualità la seguono veramente. Cristina dice, ho letto sui giornali che avete realizzato un'isola ecologica a Barra per riporre materiali ingombranti, mi piacerebbe sapere quanto è costato e se è possibile realizzarne di più. Magari si spende meno per ripulire e riqualificare aree che diventano delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Complessivamente ne abbiamo fatte 7, e contiamo di arrivare a fine mandato 10, una per ogni municipalità. Questa è a Barra, in quel posto c'era una discarica e adesso c'è un'isola ecologica. I costi sono molto, molto bassi. Tra l'altro, è bellissimo che eh, gli educatori dell'isola ecologica, i ragazzi piccolissimi di una scuola che si trova proprio di fronte, la Rodinò, che si trova proprio di fronte all'isola all ecologica di Barra, non solo sono ingombranti, in quell'isola ecologica si può mettere di tutto, come in tutte le isole ecologiche, tra l'altro Napoli è una delle poche città d'Italia dove le isole ecologiche sono aperte anche di domenica, le prossime saranno via Pigna e via Campano. E poi ieri abbiamo fatto anche un'altra cosa molto importante, un accordo con una, il mondo della cooperazione, del mondo... Delle società cooperative per rafforzare con una sperimentazione la raccolta del cartone nella nostra città. Soprattutto in prossimità. In particolare sono calizia. tre quartieri sperimentali, circa 70.000 abitanti, Chiaia, Posillipo e San Ferdinando. Quindi in modo che Asia si può concentrare su altre zone. Insomma, un pochino alla volta ci sarà un progressivo miglioramento. Perché noi dobbiamo rendere Napoli una città pulita, anche perché abbiamo non solo noi napoletani la voglia di avere la città più pulita ma abbiamo un fiume in piena di turisti più 40% questi dati di dicembre rispetto al dicembre 2013 che già era stato un anno eccellente rispetto per il agli anni è precedenti cioè quasi tutto esaurito abbiamo tutto alberi. esaurito in realtà fino al 6 gennaio quindi veramente è una cosa Ottimo. importante e poi in prossimità delle festività natalizie aumentano a dismisura i cartoni di conseguenza c'è ecco bisogno di ripulire diciamo anche la città un'iniziativa in collaborazione anche con Comieco, Comieco questa esatto, che diciamo fatto. che ci sono anche gli effetti collaterali negativi cioè aumentano i consumi quindi i cestini si riempiono subito insomma è ci sono anche gli aspetti però è negativi. Sarà bello vedere una città piena di persone. Francamente, vive, adesso, tanto è vero che alcuni si pongono il problema che di far pagare la gente per andare nel centro storico, o di non riuscire a farli entrare. Cioè, domenica era impressionante. San Io... Gregorio Armeni, i commercianti sono avviliti. Allora, domenica dice facciamoli pagare perché non è possibile. Non domenica c'era una fila di autobus da Piazza Municipio fino a Corso San Giovanni, quindi via Marina, tutti vicino al marciapiede. Adesso, effettivamente, ci dobbiamo attrezzare, nel senso che Napoli non è stata mai abituata a memoria degli ultimi anni, ma dobbiamo veramente. almeno io personalmente non ho mai visto. Dopo il film, G7 ci fu un, sì, uh, ma per un periodo un periodo limitato. positivo, però insomma è durato poco. Purtroppo. Invece qua stiamo da marzo che abbiamo questo trend. Molto forte, e questo significa che ecco, non è solo un bel vedere, come dicevamo prima, ma è soprattutto anche economia, commercio, lavoro, insomma è importante per la città. Si è allungata la stagione turistica, si è un po' spalmata nell'anno e questo è positivo anche per una maggiore programmazione. No? Allora, noi abbiamo questi dati che ormai il flusso turistico a Napoli è costante. È chiaro che Natale, Maggio, in alcuni momenti sono i picchi, ma è costante. Quindi, questo significa che Napoli è tornata a essere una meta turistica internazionale, nonostante certe volte le campagne. Che vengono fatte contro la città di Napoli. Quindi, questo è un dato positivo. Se lavoriamo tutti insieme mh, verso questa direzione, io credo che questo può portare molti, molti, molti posti di lavoro e molto ossigeno all'economia della nostra città. Vediamo cosa chiede Mario. Allora sindaco Mario dice come pagano i Roma la multa per frugare nei rifiuti perché sappiamo che c'è stata un'ordinanza della comune dove ormai eh, è vietato frugare nei rifiuti allora, e che, devono pagare. Chi, chiariamo una anche multa. qui. L'obiettivo dell'ordinanza non è la multa, è che in materia di rifiuti e così come in ogni ordinanza, la sanzione bisogna metterla per forza. Allora si è concentrata l'attenzione sulla sanzione, in realtà l'obiettivo non è un obiettivo repressivo da un punto di vista pecuniario, né si vuole sanzionare il povero che non ha da vivere, che raccoglie purtroppo uh, cibo e scarti dentro a un cassonetto, e nemmeno il rom che non ha da vivere. L'obiettivo è quello di impedire, Quindi un per tutelare la, no, impedire per tutelare la salute pubblica. La vendita del rifiuto e i mercati all'aperto dei rifiuti perché c'è un pericolo per la salute. Quindi, il nostro obiettivo è sequestrare il rifiuto e nell'ordinanza sta scritto: e questa è la novità dell'ordinanza, l'immediata distruzione del rifiuto attraverso i compattatori di Asia che stanno insieme alla Polizia Municipale. Quindi, non c'è né nessun intento punitivo nei confronti dei Rom, nei confronti men che mai dei poveri, men che mai di altri. Semplicemente io credo che non possiamo consentire che in una piazza all'aperto si possano vendere rifiuti, a tutela innanzitutto anche delle stesse persone che le raccolgono, ma anche di chi le va a acquistare. Poi altre sono le politiche per risolvere i problemi di inclusione, di eliminazione delle baraccopoli, di vicinanza ai Rom, vicinanza anche ai bambini Rom. Noi quest'anno abbiamo garantito l'accompagnamento a scuola a tutti i bambini Rom, quindi Napoli è una città. Che sa tutelare tutti, però dobbiamo anche evitare quelle immagini inaccettabili come certe volte ci sono a Porta Nolana o, in altre, o a Piazza Principe Umberto o in altre parti, che non sono solo rom. Pensiamo anche a alcune vendite illegali nei mercati che vengono fatti la domenica a ridosso di via, di via Marina, via Brinne e altri. Quindi, noi non vogliamo più consentire che ci siano attività così manifestamente illecite all'aperto che mettono in pericolo la salute dei cittadini. Il tempo giusto per un'altra domanda, vediamo cosa chiede Leonardo. Il sindaco Leonardo dice: Piazza Vanvitelli, sono un commerciante che ha un chiosco da anni. Sono contento che il comune abbia dato la possibilità ai bar di mettere in strada tavolini e sedie. Ma le strutture ingombranti che hanno messo per l'inverno intralciano il transito dei pedoni e si crea il caos, il caos anche per chi deve lavorare. Chi controlla se queste strutture sono a norma? Il controllo spetta alla polizia amministrativa, alla polizia municipale, a tutti coloro che sono addetti alla verifica del rispetto delle norme. Noi siamo molto favorevoli che ci sia un rafforzamento dell'occupazione sullo pubblico da parte degli esercizi commerciali, gli operatori economici, purché venga fatto nel rispetto del decoro, quindi anche nella tutela del territorio e anche attraverso atti dove il commerciante, il negoziante, si impegna comunque a tenere in modo corretto, pulito, con decoro e tanti lo fanno. per esempio, devo dire alla signora appunto dei fiori gestisce in affidamento con un protocollo col comune la piazza in modo encomiabile con i fiori, così come tanti altri commercianti. In Napoli ha adottato abbiamo adottato 200 luoghi, adesso è partita anche la delibera adotta una strada che consente a tutti i commercianti, comitati, condomini, chiunque voglia adottare un pezzo di strada, un borgo, un vicolo, lo può fare, si fa un protocollo e può avere l'esenzione totale o parziale delle tasse comunali se si impegna ad esempio a riqualificare, a mettere fioriere, a spazzare. Questa è una novità assoluta che non ci sta in altre città e che può aprire la strada anche a una riduzione delle tasse. Per gli operatori economici, ma anche per i condomini, è una riqualificazione da parte di tutti del nostro territorio. Quindi, laddove ci fosse un problema, devono rivolgersi alla municipalità. Polizia municipale, e polizia amministrativa, segnalare anche. comunque anche al comune, a qualsiasi. Struttura, Ricordiamo la sua email La sindaco. mia email è sindaco.segreteria.chiocciolacomune.napoli.it Questa quindi è la mia personale la, la personale, sì. quindi possono rivolgersi direttamente a lei Sindaco, noi la ringraziamo per essere stato ospite anche questa settimana da noi Ci vediamo la prossima settimana con tante altre domande Grazie a voi per averci seguito Speriamo di aver fatto chiarezza su alcuni argomenti importanti Bagnoli e lo Stadio Collana in questa settimana Grazie a Grazie voi. e buona serata, arrivederci